accolta in maniera entusiastica dal pubblico, tant'è che prima ancora di arrivare nelle concessionarie ha ricevuto moltissimi pre-order. La nuova XC90 è pronta a confermare su strada l'ottima impressione ricevuta sin dal suo primo esordio al Salone di Parigi dello scorso anno. Vediamo. Dopo quasi 637.000 esemplari prodotti e 12 anni di onorata carriera alle spalle, Volvo rinnova ulteriormente XC90. Il nome non cambia, ma tante e importanti sono le novità sotto ogni aspetto. A partire dal design. Il frontale, completamente ridisegnato, presenta incastonato al centro il nuovo logo che taglia diagonalmente in due la griglia cromata. I nuovi fari diurni a LED, da una insolita ma ben riuscita forma a T, si sposano bene con l'ampio cofano e le leggere marcature delle fiancate. Il tutto si sviluppa poi in gruppi ottici posteriori che si allungano verso l'alto, dando alla vettura un aspetto slanciato nonostante le dimensioni. Dimensioni che permettono di ospitare fino a 7 persone grazie ai sedili reclinabili. 4,95 metri di lunghezza, 2,01 di larghezza e 1,78 di altezza. Gli interni sono stati creati con materiali pregiatissimi, lavorati artigianalmente, pulsanti e interruttori sostituiti da un'ampia console centrale a sfioramento, dalla quale si gestisce il controllo di bordo. Non manca il nuovo sistema di infotainment Sensus. La classica strumentazione è inoltre integrata di un head-up display, posizionato ad altezza occhi, che riassume le informazioni principali, così da evitare possibili distrazioni del conducente. Cavallo di battaglia, da sempre, per Volvo è infatti la sicurezza. E XC90 offre nuove tecnologie in questo campo, come il dispositivo di assorbimento urti verticali, la frenata automatica in caso di passaggio di altri veicoli in direzione opposta e il sistema di bloccaggio dei passeggeri in posizione sicura in caso di uscita di carreggiata. Da segnalare infine anche l'Adaptive Cruise Control, sistema che legge il movimento dell'auto da cui si è preceduti, permettendo così una guida completamente autonoma nel traffico cittadino. La vettura sostanzialmente è disponibile a partire da questa settimana presso tutte le concessionarie. Le vetture introdotte ad oggi sono il D5, quindi il 225 cavalli, e il T6. Arriveranno presto, quindi dopo l'estate, il T8, quindi la vettura di punta da 400 cavalli, e il D4, quindi il diesel un po' meno potente da 190 cavalli con anche le due ruote motrici. Ovviamente oggi abbiamo quattro ruote motrici, tutti i cambi automatici. La vettura diciamo di punta per una casa Italia sarà sicuramente, come dicevo, il D5 da 225 cavalli automatico, quattro ruote motrici, con un prezzo a partire da 56.000 euro. Avremo vetture anche, come dicevo, 190 cavalli a partire da 52.500, vetture di punta tipo il T8 a partire da circa 70.000 euro.